Sono veramente contenta di poter dire che anche quest'anno è stato organizzato il concerto che ormai da tanti anni c'è in onore di San Lorenzo e in ricordo di Don Gerolamo. Questo concerto originariamente era stato voluto da lui, che aveva un grande amore per la musica classica, e ci siamo sentiti in dovere e abbiamo anche il piacere di portare avanti questa ricorrenza. Sicuramente è stato difficile emotivamente, io sono contento di essere qua con questo gruppo di professionisti che mi ha dato la possibilità di potermi esibire. Purtroppo nel mio cuore la mancanza di Giovanni si fa ancora sentire, ma una cosa sicuramente l'ho sentita questa sera, l'ho sentito qua vicino a me ed è la cosa che mi ha fatto sicuramente più bene. Grazie. Quest'anno abbiamo voluto ricordare la figura di un nostro grandissimo amico, collega, che per noi è stata una figura fondamentale. Sto parlando del baritono Giovanni Guerini. Abbiamo inserito uno dei tantissimi alunni e ragazzi che Giovanni seguiva nelle sue lezioni e abbiamo inserito questo ragazzo, Lorenzo Zanoletti, che ha voluto cantare e omaggiare, ricordando quindi la figura del suo maestro con l'Alleluia di Cohen. E l'abbiamo voluto anche ricordare durante la serata, omaggiare con tanti brani, e abbiamo fatto anche delle variazioni anche comunque del repertorio, perché comunque tanti erano brani che faceva anche lui. Per me questa è la prima volta a San Lorenzo, oltretutto io che mi chiamo Lorenzo, cioè Lorenzo, San Lorenzo nella chiesa di San Lorenzo è stato veramente molto emozionante. E oltretutto suonare un brano come un brano di Morricone, come Per un pugno di dollari, ha sempre il suo perché anche all'interno di una chiesa, e insomma la risposta è sempre stata grandiosa e anche questa volta non ha deluso. Dei brani che diciamo mi tocca di più il cuore è uno degli ultimi che ho eseguito, è la Thaïs di Masné, che è un brano molto emozionale, anche perché è legato alla storia del mio maestro che me l'ha fatto imparare, quindi lo ripropongo con piacere. In più questa sera c'era anche il ricordo di Giovanni Guerini, che comunque con cui ho collaborato, ho avuto il piacere di conoscere, quindi doppiamente emozionante questo concerto.